Ciao Ciccio, ci vediamo. Ma non ci credo mai. Quel computer sta respirando, non credo che sia normale. Oh, ha usato l'invertitore, ha usato l'invertitore. Oh, sono nella M. Abbiamo l'adrenalina, ruba un oggetto e usalo immediatamente. Signore, lo sa che la medicina potrebbe essere scaduta, vero? Vediamo un po'. Oh, mi sa che la medicina era cattiva. Telefono, usa e getta, una voce misteriosa ti dà delle informazioni dal futuro. In che senso? Dimmi che si avvelena da solo. Ma che culo di M. Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Buckshot Roulette. Figlioli, finalmente lo sviluppatore ha rilasciato la versione definitiva, così pare, del gioco che in futuro non solo aggiungerà il multiplayer, funzionalità che stavo attendendo veramente da un sacco, ma nella versione attuale che andremo a provare quest'oggi ci permetterà di testare, ad esempio, nuovi oggetti da poter utilizzare contro il nostro avversario o che il nostro avversario potrà utilizzare contro di noi. Allora, vediamo di ricominciare perché questo gioco ha ovviamente mantenuto le stesse dinamiche. Buongiornissimo. E il bagno stesso, da quello che ho capito, cambierà mano a mano che superiamo le varie ondate, le varie modalità e via dicendo. Vedete che ad esempio i farmaci sono completamente spariti. Ok, qua sembrerebbe essere tutto uguale. Ed eccoci ritornati al club, pompo nelle casse. Signore, ancora che fuma sigarette? Da queste parti il fumo non nuoce gravemente alla salute. Anzi, il fumo ti guarisce. Ayo, buongiorno. Come va? Tutto bene, caro? Firma la liberatoria. Non so perché gli ho sempre dato una voce russa. Se notate bene, adesso i sottotitoli sono in italiano. Incredible, ma vero? Ai tempi d'oro, qualcuno mi ha detto: ehi, Lon, perché non ti firmi come Dio? Mi pare un po' eccessivo, vediamo un po'. Sembra che io non possa interpretare alcuna divinità. Ed in teoria non posso nemmeno firmare come il dealer, che dovrebbe essere il nome del nostro avversario, se ben ricordo, vedete? Sono due nomi che assolutamente non possono essere utilizzati. Quindi, Franco, non mi voglio chiamare. Manteniamo il caro buon vecchio Lon, che ci ha servito fedelmente per così tanti anni. Ed ecco che inizia la nostra avventura. Adesso si chiama il banco, giustamente. Allora, ne abbiamo un proiettile vero e due proiettili. Ah, salve. Inoltre mi avete fatto notare, inserisco i proiettili in ordine ignoto, che allo stato attuale la maschera del dealer, del nostro avversario, è completamente integra. Mentre invece la prima volta che gli spareremo, che subirà dei danni, comincerà a essere tutta rovinata. Allora, abbiamo detto uno vero e due fasulli, quindi statisticamente mi conviene spararmi in faccia. Ma io non ho mai avuto molta fortuna. Ottimo, ottimo, ottimo. Ora abbiamo il 50% di possibilità. Mi converrebbe sparare a lui, ma conoscendo la mia fortuna farà cliccate l'arma. Wow! Ok, perfetto, alla grande, abbiamo iniziato bene, non lamentiamoci. Signore, come va la sua maschera? Sì, stava decisamente molto meglio prima. Bravo, bravo, bravo. Ok, vabbè, ma lo sapevamo tutti che quel proiettile era finto, dannazione. Tre veri e due proiettili a salve. Orcaccia la miseriaccia. Entrano in cana in sequenza nascosta. Oh, mi mancava un po' l'accento da amici di Baretto di Arstorska. Allora, lo sappiamo tutti che statisticamente mi conviene sparargli. Ti prego, non fare click, ti prego, non fare click. Merda. Ok, signore, lei cosa fa? C'è il 50-50? Ovviamente sparerà a me. Spara a se stesso? Che culo, che culo, che culo gigantesco. Ok, la prima run di solito è un tutorial, quindi diciamo che il gioco credo che in realtà ti avvantaggi. Quando abbiamo giocato con l'assistente Vincelon, grazie, grazie gioco, è stata di una sculaggine di proporzioni bibliche. Mai ho avuto tanto culo io nelle mie partite. Rendiamo il tutto un po' più interessante. Forza, forza, che voglio i nuovi oggetti. Non so se ci saranno fin dall'inizio, ok? Due unità di oggetti ciascuno. Più oggetti prima di ogni ricarica dell'arma. Ok, abbiamo il coltellaccio. Due coltellacci is magic one. Molto, molto bene. E abbiamo quattro vite con... Oh, 50 e 50. Allora, è un pochettino... vabbè, che culo. Lui c'ha la lente di ingrandimento e le manette. Allora, mettiamola così. A prescindere mi conviene sparargli, ma non spreco i coltelli. Oppure sì, voglio dire. È che lui ha quattro vite, ma non abbiamo la garanzia, dannazione. Stasera del 50 e 50 mi... Oh, tremava anche prima il fucile. Dicevo, stasera del 50-50 mi innervosisce. Vabbè, ormai gli oggetti comunque non li posso prendere. Spara lui, ma... Vai. E niente. Sono fregato e purtroppo per me perdo una vita. Signore, non vuole usare un oggetto? No, lei è meno pirla del previsto. Au! Avevo un bel fascino anche prima. Ok. Il secondo round non verte a mio favore. Perfetto, vediamo un po' cos'altro ci regalano di bello. Nessuno ha usato un oggetto. Un altro coltello! E cos'è? Oh, oh, oh! Sì, direi che Dio ha partecipato a questo gioco in passato, scusate. Oh, le sigarette, molto gentile da parte sua. Vabbè, lui ha avuto una marea di roba.
Due proiettili veri, due proiettili a salve. Quindi ha due manette, delle sigarette e una lente di ingrandimento. Ah, prima di tutto mi fumo la cara buona vecchia cicchetta. Perfetto, ok, così ritorniamo al massimo. Che io sappia non si può andare oltre il massimo. Allora, che facciamo, che facciamo? Facciamo la follia, figlioli? Mi sparo in faccia da solo? Cosa potrebbe mai andare storto? Tanto ormai è peggio di così. E... oh 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 oh. Ok, ok, me la rischio, me la rischio. Seguiamo senza benché minimo rispetto la canna. Ci vuol sfiga che i primi due fossero effettivamente a salve. Quindi spariamo al signore. Ciao ciccio, ci vediamo. Ma non ci credo mai. Ma non ci credo mai. No, vabbè ragazzi, è un gomblotto internazionale. Ma cosa usi la lente di ingrandimento? È abbastanza ovvio che siano tutti e due fasulli. Molto interessante. Vi faccio notare che lui in realtà il fucile neanche lo controlla. Grazie al cocchio. Au! Ok, ok, ok. Sì, avevo detto che erano fasulli in realtà, cioè che sono veri. Ma ho fatto confusione pure io. Signore, la possiamo risolvere pacificamente? No, eh? Ce l'hai proprio tanto con me. Vi ho detto, io non ho intenzione di perdere la partita. Ok, ok, devo recuperare un sacco. Devo recuperare veramente un bel po'. Posso togliermi le manette? Scusate, non c'ho più una faccia praticamente. Me la dai una sigarettina? Una birretta e ho una sigaretta. Grazie, coso. Allora, tre veri e due finti. Allora, andrei subito ovviamente di sigarettina tattica. A posto. Allora, tre veri e due finti. Diciamo che statisticamente io me la rischio, ragazzi. Io me la rischio senza benché minimo rispetto. Di solito sono molto più cauto sulle mie partite, ma ho bisogno di recuperare perché ho fatto delle scelte molto sbagliate. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ogni volta che provo a cambiare le mie tattiche, sei scemo. Ma sei scemo? Che bisogno c'era? Beh, tanto puoi giocartela una seconda volta. Quindi abbiamo sparato quello vero e quello finto. Lui si fuma la sigarettina come non fosse accaduto nulla. Grazie al cocchio. Grazie al cocchio, sei un bastardo, ciccio. Oh, peggiore delle ipotesi, ricominciamo questa. Ciao ciao. Oh, non ci credo mai nella vita. Non ci credo mai nella vita. Ok, 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 Lonino, ti è andata di culissimo, di culerrimo. Perfetto. Ok, fatemi far mente locale. In teoria questo dovrebbe essere un proiettile vero, giusto? Giusto? Ho detto giusto? Spero di averlo detto giusto. Così andiamo a 3 per me e 2 per lui. Sì! Perfetto. Improvvisamente la partita è cambiata considerevolmente. Mi sono dimenticato se il prossimo proiettile sia vero o finto. Quindi a prescindere posso sparargli di nuovo? No, eh? Era troppo bello. Spara a me, signore. È un bastardo. E siamo 2 a 2. Ok, ancora tutto possibile. Fintanto che ci sono i defibrillatori e il resto, la partita può andare avanti virtualmente all'infinito. Allora, un'altra birretta, una sigaretta. Lei cosa ha avuto, signore? Tre proiettili veri e tre proiettili a salve. Vabbè, quello laggiù è un oggetto nuovo o la sigaretta? Non riesco a capire da qua. Credo che sia un altro pacchetto di sigarette per dover di cronaca. Allora, diamoci al tabagismo fin dall'inizio. Perfetto, sì, però anche lui si può curare 86 volte. Allora, dato che c'è il 50 e 50 di possibilità, io avrei sparato a lui. Vediamo di eliminare il primo proiettile. Dannazione. E a questo punto riduciamo ancora le possibilità. Vediamo un po' che accade di bello. Ok, non è cambiato virtualmente nulla. Quindi, hangingo. Sparo a me, sparo a lui, sparo a lui. Ok, ho avuto FIFA, in verità avrei dovuto sparare a me. No! Per fortuna che non mi sono sparato da solo. Ok, non è male, non è male. Tanto lui c'ha le sigarette, quindi non è che cambia più di tanto. Ci diamo al bondage così già di primo mattino? Bravo, bravo, bravo. Si fumi una sigarettina che c'ha un pochettino di faccia distrutta. Porca miseria, sta run sta durando troppo. A tutte te le fumi. Aio. Pertanto siamo ritornati 3 a 3 e giustamente questo è un Oh, 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 oh. Questa non... Ah, già, giusto, io sono ancora ammanettato. Ok, 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 va bene, la possiamo risolvere... Ci ho provato a convincerlo. Non mi è andata bene. Ah no. Mi sa che ci siamo giocati tutti i proiettili in teoria. Quindi posso sparargli a lui. Dovrebbe essere un colpo a salve. Infatti. Quindi ora è finito il turno. Perfetto. Avevo sbagliato solamente il conteggio. Birrettina. Oh, lente di ingrandimento. Alleluia. Alleluia. Perché ne avremo veramente bisogno. Allora, 5 proiettili veri e 2 a salve. Che faccio? Me la rischio? Io me la rischio, non me ne frega niente. Cioè, 5 veri. Vuoi che i due a salve siano proprio i primi due? Ci vorrebbe proprio sfiga. Ok, mi piace veramente un sacco. Ottimo. Vi ricordo che lui può manettarmi e curarsi. Bastardo maledetto. Sì, ma così è una battaglia infinita. No, così mi può sparare due volte.
Dannazione, dannazione, dannazione. Fai click, fai click, fai. Che buccio di culo. Che bucerrimo di culo. Ok, sono 4 veri e 1 finto. Quindi statisticamente non ci credo mai. Non ci credo mai. I prossimi 3 sono tutti veri. Allora, diciamo che mi conviene forse togliere un proiettile. No, perché lui spara a me, io sparo a lui. Non finisce bene. Direi che a prescindere non finisce bene con 3 proiettili veri. Perché 2 se ne piglierà lui e 1 me ne piglierò io. Pertanto finiremo praticamente 1-1 se la matematica non è un'opinione. Ma sei scemo, è vero il colpo? Hai sbagliato la matematica, ciccio. Mi hai avvantaggiato tantissimo. Ok, 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 no, non mi lamento io. Non mi lamento io. A proiettile donato non si guarda in bocca? A posto. Ok, me l'ha servita su un piatto d'argento. E guarda un po', il telone vince. Potevo chiamarmi telone, giusto per variare un attimino. Ok, round finale. Vi ricordo che c'è anche il double or nothing. Finalmente, eccoci allo scontro finale. Era questo che stava aspettando lui. Basta con i defibrillatori e le trasfusioni di sangue. Siamo solo io e te, pronti a danzare a metà tra la vita e la morte. Lui si eccita così probabilmente. Io invece no. Vi ricordo che se la nostra vita scende troppo, non solo non potremo ripristinarla, ma un qualunque proiettile ci raggiungesse, ci ucciderà sul colpo. Quindi, ok, speriamo che gli oggetti che otterremo saranno molto vantaggiosi. 4 unità di oggetti ciascuno. Abbiamo le manette, grazie caro, il coltello, la lente di ingrandimento. Non è male, non è male, non è male. Lui ha avuto 2 birrette, un coltello. Poi cos'era? No, 2 coltelli. Ai 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 ai. Sai già come funziona. 1 vero e 2 fasulli. Porcaccia la miseriaccia. Allora, cerchiamo di avvantaggiarci fin dall'inizio. Abbiamo detto 1 vero e 2 fasulli. Perfetto, ammanettato alla grande. Vorrei usare subito il coltello. Però non usiamo subito la lente di ingrandimento, perché tendenzialmente il primo sarà fasullo. Vediamo un po' se la statistica mi aiuta. Porca miseria, che sfiga. Ok, gli altri 2 sono fasulli, quindi a prescindere lui non può farmi danno. E comunque non può giocare questo turno, perfetto. Quindi mi sparo da solo, a meno che non ho letto male. Ciao ciao. Ed è un clicket per il telone. È sempre ansiogeno quando quella canna è puntata verso la mia faccia. Lo so che è fasullo, ma è giusto per farti caccare un attimino. A posto. Ok, questa prima parte l'ho vinta io. Vediamo un po' cos'altro abbiamo. Il problema è che ho usato un oggetto. Ma dopo quanti coltelli? Sigarette. E vabbè. Ok, lo possiamo anche ammanettare. Lui cosa ci avrà? Una marea di birrette. 4 veri e 4 finti, se ho visto bene. Allora, lo ammanettiamo fin dall'inizio. A prescindere direi di sì, perché se siamo fortunati. Quando mai nella vita sono fortunato, ma insomma ci siamo capiti. Allora, ok, devo vedere se vale la pena tagliare il tutto. Vediamo un po'. Sì, perfetto, mi piace quello che vedo. Quindi segalo come non ci fosse un domani. Detto così suona male. Intendevo la canna del fucile. E ovviamente facciamogli un bel bubusettete. Arrivederci signore. A posto. Quindi ne restano 3 veri e 4 finti. Ottimo. Devo portarlo giusto un attimo più in basso. Se sono fortunato lui non potrà neanche curarsi. Il che, no, stai fermo lì. È un bel vantaggio. Allora, che faccio? Me la rischio? No, non me la sento di rischiare. Devo incrociare le dita e sperare che sia vero. No. Dannazione. Mi è andata male, gente, mi è andata male. Vai di birretta? Oh, porca miseria, così mi fai perdere il conto. Un altro vero, quindi 2 veri sono andati. Un altro fasullo. Oddio, mi ha incasinato la testa. Ok, giustamente ti fumi le sigarette, così me la complichi. Se il prossimo proiettile è vero, e lui lo sa com'è il prossimo proiettile, userà la cosa. No, si spara da solo? Ah, ok, e ora segherai la canna. Ma, no, statisticamente lo sai che è un proiettile, vero ciccio? Secondo me lui sa già cosa c'è lì dentro. Davvero? Oh, quindi ce n'è ancora uno vero a sto punto. E quante volte giochi? Ah, perché ci ha azzeccato, è vero. Per un secondo mi ero dimenticato. E niente, te la sei giocata bene, siamo 4-4. Te la sei giocata molto meglio di me. Ma io dovrei ancora avere una sigarettina, se ben ricordo. Abbiamo finito i proiettili? Gioco dice sì, quindi ci danno nuovi oggetti. Nah, basta con i coltelli. Ok, le manette che li userò subito. La lente di ingrandimento. Oh, sante sigarette. Dobbiamo tenere alta la vita il più possibile. 3 veri e 2 finti. Molto, molto bene. Vediamo di darci al tabagismo compulsivo. Così riportiamo la vita a 6. Lui ha parecchie lenti di ingrandimento. Sta cosa non mi piace proprio per niente. Olè. Ovviamente lo ammanettiamo. Allora, me la potrei rischiare. Non uso la lente di ingrandimento e
cerco di colpirlo quante più volte possibile. Non cambierebbe nulla da quel punto di vista. A prescindere, lui non può portarmi la vita a zero. Perché no, non ce la può fare, non ce la può fare. Diciamo che posso tenermi la lente di ingrandimento e cerco di sparargli in continuazione. Devo cercare di vincerla alla velocità della luce. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì! Ok, 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 ok. Matematicamente dovrei essermi aggiudicato la partita. Perché ora mi conviene usare la lente di ingrandimento per non perdere il turno. Tanto tu non puoi fare nulla. Ciao, Gero. Perfetto. Iniziamo. Oh, è vero! È vero, è vero, è vero! Ah, molto bene. Molto bene per me, molto meno bene per te, Ciccio. Ti prego, dimmi che sei un proiettile vero. Non devo neanche usare il... Merda! Ok, ok, ok. Allora, per adesso mi sparo da solo. Dannazione, che sfiga. Vi ricordate la prima volta che non riuscivo a vedere il colore dei proiettili all'interno, santo daltonismo? In realtà non c'è neanche bisogno, ma la seguo giusto perché ne ho, quindi tanto vale. Ah, posto, voglio dire, sono a vita piena, quindi statisticamente lui non ha la benché minima possibilità di riuscire a trionfare. Ok, una run tranquilla, nonostante alcuni errori madornali del telone. Ho fatto la perfect, con tutte e sei le vite. Quello era abbastanza strano, in effetti. Sì, grazie, io vorrei un bel premiozzo in denaro. E apri una, apri due, ciao caro. Sono andato in banca stamattina. Questi avrebbero fatto comodo. Sì, perché la banca ovviamente ha preteso altro vile denaro. Oh, vieni da papino. Perfetto. Mi sono portato via anche il fucile, giustamente. Scusate, tanto lui ha... Probabilmente lui neanche muore, in realtà. Lui, non so, ti dà tipo una seconda possibilità. Vai a sapere come funziona. Forse lui... Wow, 67.910 dollari, è un mio record, credo. Cioè, dicevo, credo che lui ti dà la possibilità di guadagnare del denaro rischiando la tua stessa vita, ma se tu perdi la vita, c'è il bad ending in cui lui probabilmente ti risucchia l'anima, se dovessi ipotizzare. Allora, ho bevuto peraltro 660 ml di birra, anche pochi, e non sono un fan della birra in sto gioco. Lascio raddoppio sbloccato! Molto bene. Anzi, molto male, questo sarà ancora più complicato di prima. Presumo che il gioco ci riporterà al menu principale. Ottimo, 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 quindi iniziamo nuovamente. Tuttavia, nel bagno ci dovrebbero essere le pilloline. Oh, il bagno è cambiato considerevolmente, buongiorno. Quel computer sta respirando, non credo che sia normale. Fatemi dare velocemente un'occhiata. È un computer della Koni? Oh mio Dio, ma è stranissimo. Volta, standard electronic, ok. Ah, ok, questo riassume effettivamente tutte le nostre statistiche, come potete vedere. Come funziona? Devo premere questo? Oddio, ma è stranissimo. Buon salve. C'è il simbolo di un lucchetto. Mi domando effettivamente dove sia la chiave. Al momento non sono collegato a internet, quindi non mi fa vedere neanche la leaderboard, perché ci saranno probabilmente i nomi di tutti quelli che hanno giocato e ci sarà la lista dei migliori videogiocatori. Ok, ah, per un secondo credo di aver fatto minchiate. Però il lucchetto mi ha inquietato un attimino, come se ci fosse qualcosa da sbloccare. Allora, vediamo di andare di lascia ora doppia. Vuoi ingerire le pillole? Potrebbe compromettere la tua capacità di guida. Guardi, non ho la patente, quindi siamo praticamente a posto. Ed eccoci ritornati nel bagno standard. Solo che stavolta il signor Franco non sarà qua fuori a fumarsi la sigaretta. Ok, mi domando se lui fosse il precedente o il prossimo giocatore, visto che si trovava proprio qua fuori. Signore, firma la liberatoria. Ok, questa volta facciamo una cosa differente. Non l'on, ma ovviamente te-lo-ne. Vediamo un po' se il nome più lungo porterà più culo o più sfiga. Ok, ovviamente abbiamo i soliti tre round. Vediamo se riesco a vincere una doppia partita di lascia raddoppia. Signore, mi dai nuovi oggetti? Oh, abbiamo il primo nuovo oggetto, gente. Molto, ma molto bene. La lente di ingrandimento, ok. Ah, subito con quattro oggetti No, tre, tre, perfetto. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Partiamo con quattro vite direttamente. Due veri e due proiettili. A salve. Guardalo che bellino quando c'è la mascherina tutta integra. Allora, questo è un invertitore. Scambia la polarità dei proiettili presenti in canna. Cioè, fatemi capire bene. Se c'è un proiettile a salve, lo possiamo far diventare un proiettile vero? Allora, andiamo di birretta tattica. Vediamo un po' così. Intanto togliamo un proiettile da dentro. Non è che mi abbia aiutato più di tanto. E questo che cos'è? Questo è un altro oggetto. Sembra una specie di siringa. Allora, tanto siamo alla prima partita. Vediamo di sparare direttamente a lui a sto punto. Vai. Ah! Avrei dovuto usare la lente di ingrandimento, ma sto cercando di tenere gli oggetti da parte. Grazie, Subito bondage così di primo mattino. No, no, la possiamo Io ci provo a risolverla pacificamente. Vabbè, vabbè, ho ancora un sacco di vite, ho ancora un sacco di vite. Ogni tanto bisogna correre un minimo di rischio.
Ah già, è vero, mi ero completamente dimenticato. Sei un pezzente, lo sai, vero? Grazie, eccomi, sono ritornato. Più incazzato di prima, questo è poco ma sicuro. Per una volta che non gioco sulla sua, mia stessa sicurezza. Non importa? Non importa, non è una gara. Non mi ricordo, gli oggetti si mantenevano in questa modalità? Oddio, due invertitori e decisamente troppe bi... Wow, ok, abbiamo un altro nuovo oggetto. Vediamo un po' di cosa si tratta. Uno vero e due fasulli. Lei carichi tutto, buon uomo. Abbiamo l'adrenalina. Ruba un oggetto e usalo immediatamente. Cioè, fatemi capire bene, io posso usare l'adrenalina su di me? No, ma con quanti aghi brutti non me lo dici? Ah, wow, pompa nelle casse. Non posso rubare la sua adrenalina, no. E questa è una medicina scaduta. 40% di probabilità di riottenere due cariche, altrimenti perdi una carica. Vabbè, era a tempo. Stavo guardando... No, che truffa assurda. Stavo leggendo e questo sembrerebbe essere un cellulare. Volevo rubargli la lente di ingrandimento. Ma no, ma dai, ma... Siete dei pezzenti. Allora, al diavolo, uso la mia lente di ingrandimento. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ok, è un proiettile a salve, quindi a sto punto... Facciamo così, allora, ti blocco, perché hai comunque un bel po' di oggetti e lui stesso può rubarcene uno nuovo. Ok, poi usiamo l'invertitore in modo tale da trasformare il proiettile a salve in un proiettile vero. Così facendo, entrambi i proiettili restanti all'interno dell'arma, babum, te, saranno veri e possiamo praticamente tornare in pari. Ok, questi nuovi oggetti, ammetto, hanno cambiato parecchio la partita e la rendono decisamente molto ma molto più dinamica. Shogaro! Vabbè! Ma ho sbagliato i conti? Lonino, hai sbagliato i conti? Che fa? Si droga, signore? Lo sa che la medicina potrebbe essere scaduta, vero? Vediamo un po'. Oh! Mi sa che la medicina era cattiva! Sì! Ha funzionato, non ci credo mai nella vita! Eh sì, però il prossimo proiettile è vero, Lonino. Tu canti vittoria. Ma bene o male, diciamo che lui ha un netto vantaggio. E attenzione! Attenzione, lo dico io. Ok. La considero una sorta di tutorial. Nulla di più. Ah, datemi altri oggetti. Devo ottenere una lente di ingrandimento e un coltellaccio quanto prima. Oh, ok, abbiamo il nuovo oggetto. Non è male, non è male. Possiamo rubare la sua lente di ingrandimento se necessario. Ok, due veri e due finti. Non lo posso manettare, vero? No, ma lui invece sì. Telefono, usa e getta. Una voce misteriosa ti dà delle informazioni dal futuro? In che senso? Cos'è, mirai nicchia all'improvviso? Secondo proiettile, proiettile a salve. Ok, il secondo è un proiettile a salve. Va bene. Allora facciamo così. Mi drogo di adrenalina. Perfetto, così uso la sua lente di ingrandimento. Devo essere più rapido, devo essere più rapido. Vai. Ok, se il secondo è a salve, lui non lo sa. Il primo è vero, perfetto. Ok, lui può rubarci la lente di ingrandimento, però non abbiamo risolto virtualmente nulla. L'unica cosa che posso fare allo stato attuale, vabbè, è sparare a lui e sperare che lui non spari a me. Però se lui usa le manette e la lente di ingrandimento, non abbiamo risolto praticamente un cocchio di niente. Eccolo lì. Ovviamente sembrava troppo bello per essere vero. Dannazione. Molto interessante. Non usare le manette. Lo sapevo. Così si spara da solo. Oh no. Oh, sei un pezzente. Usi la mia lente di ingrandimento, vero? Hai preso la mia birra? Perché hai preso la mia birra? Ok. Oh, ha usato l'invertitore. Oh, sono nella M. Ho perso veramente proprio una cifra. E ho perso anche la vita. Ok, questo lascia ora doppia. Non è iniziato bene. Ok, non mi arrendo. Lo ammetto, i nuovi oggetti mi stanno gasando. Cambiano un sacco il modo in cui affrontare la partita. E l'esito di un round non è così tanto scontato. Bello anche quello del telefono, in effetti. Quindi ti dice un proiettile a caso all'interno dell'arma di che tipologia sia. Vedete che il nome Telone non mi ha portato culo? Io ritorno a Lon, anche se l'assistente, quando ho messo il nome Franco, ha avuto una serie di botte di culo veramente stratosferiche, figlioli. Stratosferiche, non dico altro. Allora, iniziamo la partita con un telefono usa e getta, un coltello, due coltelli. Ok, vediamo un po' cosa ci attende di bello. Quattro vite ancora una volta. Uno vero e due fasulli. Mettiamola così, se sbaglio posso sempre ricominciare la partita. Quindi è meglio tenere da parte gli oggetti. Mi sparo me. C'è il 33% di possibilità che sia uno vero. Perfetto. Ora, se usassimo il telefono sarebbe come una sorta di lente di ingrandimento e potrei togliere due vite direttamente a lui. Ma lui potrebbe fare la stessa cosa e in più c'è l'invertitore. Oh, porca la miseria. A prescindere, verte male per il sottoscritto, figlioli. No, usa il telefono. Dobbiamo cercare di avvantaggiarci, non ha importanza. Secondo proiettile vero.
meno male. Meno male. Però comunque lui può usare l'invertitore. Quindi, senti, taglia la lama e amen. Virtualmente diciamo che ci stiamo per prendere entrambi un paio di proiettili molto poco amichevoli sulle gengive. Come secondo proiettile? È il secondo proiettile! Oh mio Dio, secondo proiettile... No, no, ferma la baracca. No, no, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Allora, è stato un po' un complotto. Sto premendo ESC. Sto premendo ESC. Dicevo, è un complotto perché secondo proiettile io lo intendevo dall'inizio. Questo era secondo proiettile. Lui lo intende da questo momento. Quindi, no, non mi va bene. Sapevo io che c'era una fregatura. Sembrava troppo bello per essere vero. Tu sei venuto qua perché pompano nelle casse e invece te lo pompano in quel posto. Ma vabbè, dettagli. Ok, va bene, ce la possiamo fare. Tutti i nuovi oggetti hanno reso la modalità lascio raddoppia ancora più complicata di prima. E dai, almeno un paio di round di lascio raddoppia ne posso vincere. Sono un giocatore esperto. Non è problema nella vita, Alon, sei un povero pirla. E quello è un dato di fatto. Vorrei cercare di battere il mio record, che era... non mi ricordo più quanto fosse. Dovrei andare a vedere i vecchi video. Doppio coltellaccio. Ok, di solito al primo round ne abbiamo uno vero e due finti. Allora, lui c'ha le sigarette e la birretta. E la vorrei avere io la birretta. Allora, ancora una volta me la rischio. Gioco, ti prego, te lo chiedo in ginocchio. Non posso essere così sfiga. Vabbè, non ci credo mai nella vita. Ok, cosa usi la birretta? Tienila da parte, tanto sono due proiettili fasulli. Sparate te stesso perché tanto non cambia niente. Ah, non lo so, non lo so. E la manche è finita. Vediamo un po' se mi date almeno una lente di ingrandimento. Ancora coltelli. Oh no, questa non mi piace come idea, perché storia del 40% in verità è più una fregatura che altro. E vabbè, quanta roba mi avete dato? Quanta roba avete dato a lui? Oh, due veri e due finti. Allora, vediamo un po'. Cosa usiamo di bello, figlioli? Lui ha un sacco di oggetti interessanti. E io non ho la lente di ingrandimento. E se lo bloccassimo però... non lo so, non lo so, non lo so. Allora, aspetta un secondo. No, vado di lente di ingrandimento. Al diavolo, al diavolo, al diavolo. Il cellulare funge più... aia! O meno da lente di ingrandimento, ma è troppo randomico. Il primo proiettile è vero, lo possiamo segare tranquillamente. Mi piace quello che vedo. Ottimo. E questo mi dà un discreto vantaggio. O peggiore delle ipotesi, io mi tracanno il farmaco, Cioè, se proprio devo morire, almeno muoio come un imbecille. Muoio veramente come un povero imbecille. Tanto lui mi può ammanettare. Ma la cosa peggiore è che c'ha le sigarette. Vai a prendere sigarette, lo sai che non puoi resistere. Sporco tabagista, lo sapevo. Dannazione, sembrava troppo bello che riuscissimo a farlo fuori al primo colpo. Siamo pari, siamo pari. No, non ti tracannare i farmaci, lo sai che hai una brutta dipendenza. Vediamo un po'. Che culo di M. Che culo di M che non c'hai. Oh, ho perso il conto dei proiettili. Ok, erano... quindi questo è finto a questo punto. Eh già, se erano due veri e due finti. Ok, ok. E si spara una seconda volta perché anche l'altro è finto. Va bene, non è cambiato più di tanto. Stavamo meglio prima, ma insomma ci siamo capiti. Allora, vediamo un po'. Lente di ingrandimento, birrettina, invertitore. Spazio sufficiente. Vabbè, togliamo un oggetto. Che sfortuna. No, tolgo un oggetto. Ti sto odiando come mai prima d'ora. No, veramente mi girano le palle. Ok, abbiamo detto due veri e due finti. Facciamo così, a prescindere, togliamone un paio dalla canna. Vediamo un po' se siamo fortunati che magari non usi i miei oggetti. E me ne ha tolto uno vero. Ok, togline un altro. Così liberiamo anche spazio per i successivi oggetti. Vediamo un po', si tratta di uno finto. Non abbiamo risolto uno stracocchio di nulla. Speravo fossero due della stessa tipologia e poi eventualmente avrei usato l'invertitore. Allora, facciamo così. Guardiamo un po' cosa cocchio c'è dentro. Ed è vero. Ok, quindi il successivo è finto. Lui non ha un invertitore. Quindi diamo una bella segata alla cocchio di canna. Perfetto, grazie chiaro. E così almeno lo portiamo a due. C'ha un'altra sigaretta. Adesso ho visto, c'ha un'altra maledettissima sigaretta. Ma abbiamo anche usato decisamente troppi oggetti. Signore, li vuole i miei farmaci? Li scambio con la sua sigaretta? Ha detto no, a me piace il tabagismo. Ricordo molto Barretto assieme a birretta. E siamo di nuovo 3 a 3. Porca la miseria. Spari a se stesso, si fidi. Sono un ex tecnico informatico. Ok, allora, questa volta ho tanto spazio per tanti nuovi oggetti. Lente di ingrandimento, birrettina. Oh, mi piace. Sull'invertitore non sono convinto. Oddio, lui c'ha le manette. Quattro veri e quattro finti. Ecco, questa non promette bene. E c'ha pure l'adrenalina, dannazione. Allora, birrettina subito.
Vediamo un po' se siamo fortunati che magari ne togliamo uno finto. E la risposta è... era uno finto, ottimo. Allora, curiamoci ovviamente, così buttiamo su un pochettino la vita. Anche se lui è pieno zeppo di seghe e coltelli, insomma, avete capito? Allora, vediamo un po', ti prego dammene uno vero, ne ho bisogno. Perfetto, io purtroppo per me posso segare la lama una sola volta. Lui, quella povera lama, la può abusare 8 milioni di volte. Ok, sparagli direttamente. Aveva una leggera carenza di piombo, ho provveduto io. Mi dovrebbe anche ringraziare. Ti prego, dimmi che si cucca il farmaco e si avvelena da solo. Cuccati il farmaco, cuccati il farmaco, cuccati il farmaco. Si beve la birretta? Davvero? Ok. Oh no, speravo si curasse, dannazione. Molto interessante. Non è interessante, è normale. Oh, sei un pezzente. Oh, sei un pezzentone. Che ha fatto? Che ha fatto? Ha usato l'invertito. Mi ha rubato il telefono. Mi ha usato il telefono. Ok. Non mi avrebbe fatto schifo per dover di cronaca. Ah, un po' ci speravo. Per un secondo ci speravo. Magari speravo che si curasse. Ok, lui sa che il prossimo proiettile è vero. E pertanto io sto per subire un leggerissimo lifting facciale. Grazie, il mio chirurgo apprezza molto il suo contributo al suo conto in banca. E io ho perso completamente il conto dei proiettili, dannazione. Ok, a posto? Oh no, tocca ancora a lui? Tocca ancora a lui? Come tocca ancora a lui? No, 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 non può saperlo. Oddio, il cellulare gli ha parlato. È un complotto, figlioli. Sto lascia ora doppia è impossibile con i nuovi oggetti. Mi fate almeno vincere una singola manche di lascia ora doppia. No, davvero, sto gioco era fattibile ai tempi d'oro. Il primo round è andato così bene che mi ero detto: ah, vabbè, non devo preoccuparmi di nulla e nessuno. Allora, mi sto un pochettino incazzando. Sta cosa non mi piace proprio per niente. A sto punto devo andare di strategia. Pertanto, sì, stiamo per usare quel nome. Ha portato culo all'assistente. Volete che non porti culo a me? Mi fa strano chiamarmi Franco. Dai, non se può. Ok, vediamo un po' cosa otteniamo di bello. Devo dire che l'intelligenza artificiale sotto certi aspetti... che merda. Sotto certi aspetti ha giocato meglio del previsto. Vabbè. Come al solito il primo round ha un proiettile vero e due fasulli. Vediamo di aumentare o ridurre le probabilità. Se è quello vero è sfiga. Però almeno vuol dire che non cambia nulla. Ok, non cambia nulla, quindi mi posso sparare un paio di volte. Yehey. Sono stato stupido, potevo sparare a lui? Nella speranza che magari utilizzasse un oggetto, ma... non penso sia così scemo. Ok, come dicevamo, non è cambiato nulla. Ti prego, una lente di ingrandimento, un invertitore. Ah, i farmaci scaduti. E le manette. Oh, ok, non è così malaccio. Oh, wow. Lui ha ottenuto molta più roba di me. 4 e 4. Porcaccia la miseriaccia. Non riesco a superare neanche la prima parte. Allora, facciamo così. Ti ammanettiamo. Anche se davvero lui mi può rubare troppa roba. Ecco qua, mi piace quello che vedo. Come ce la giochiamo? Perché Angingo, non lo so nemmeno io. Spariamo direttamente a lui. A prescindere, non mi frega. Sembrava troppo bello. Porcaccia la miseriaccia. Ok, stavolta uso la lente di ingrandimento per cercare di avvantaggiarmi un attimino. Se è un proiettile normale, eccola lì. Cioè, intendevo, scusate, è un proiettile a salve. Usiamo l'invertitore. Grazie, caro, che almeno un paio di proiettili sulle gengive te li pigli e che stracocchio. A posto. Forse sono io che non uso bene la tattica dell'invertitore, eh. Oddio mio. Vabbè che lui c'ha le sigarette per curarsi. Ah, mi ammanetti subito. Subito il bondage, ancora prima della sigaretta tattica. Molto interessante. Oh no. Oh, sei un fetente assurdo. Ok, ok, posso comunque curarmi con la sigaretta. Però prima di colpirmi si è preso il tempo per fumarsene una. Bravo, bravo, bravo. Che fai? Che rubi? Che rubi? Cosa ha preso? Non ho visto cosa... il telefono. Ah, oh, dannazione. Ah, po. Grazie di aver atteso così tanto per spararmi. Molto gentile da parte sua. Non ci credo. Non ci credo. La run più sfigata della mia vita. E il bello è che io sono ancora ammanettato, figlioli. Non dico altro. Grazie, beh, perfetto. Oh, bene. Molto, ma molto bene. Mi devo curare di sicuro? Che dite, proviamo a assumere i farmaci scaduti? No, devo sperare che se li cucchi lui... Oh, 40% di ottenere due cariche. Non so neanche se possiamo andare oltre. Vabbè, usiamoli come ultima chance. Mi sono dimenticato il conto. Facciamo che spariamo a lui. Perché non mi conviene spararmi. Sì, per fortuna che sono un codardo. Ok, siamo tornati 3 a 3. Avanti, usa i farmaci. No, come l'ho detto, ha deciso di sparare a me. Oh, ok, credo che fosse l'ultimo proiettile. Non era l'ultimo proiettile, quindi ovviamente... io sparo a te, anche se questo è uno a salve. Per fortuna che non mi sono sparato perché ero convinto fosse a salve. Lon, perché non memorizzi meglio i proiettili all'interno della canna? Perché sarebbe troppo semplice. Vai.
Ti prego, ti prego, dimmi che si avvelena. Dimmi che si avvelena da solo. Ma che culo di M. No, dai, ragazzi, è un complotto. È uno stracocchio di complotto internazionale. Ok, 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 ok. Ora il turno è finito, vero? Perfetto. Devo cambiare le sorti di questa partita quanto prima? Porcaccia la miseriaccia, però che macello. Ok, abbiamo dell'adrenalina. Lui cos'ha? Non ho visto bene effettivamente dalla sua parte. Uno è vero? Allora, potremmo rubargli le sigarette? Così io ottengo una vita e lui non può curarsi. Però lui può rubarmi questo e recuperarne due. È tutto un turno all'otto. È tutto uno stracocchio di... Oddio, ma questo è disinfettato, vero? Ah, di terno gigantesco all'otto. Aspetta, prendi queste. Ah, a posto. Mi daranno un piccolo vantaggio della serie. Meglio che nulla. Allora, abbiamo il classico 50-50, ergo. Anzi, no, 33, 70 e 66, insomma, avete capito? Ok, non è male, perché il prossimo proiettile io lo posso invertire, ma lo può invertire anche lui. Quindi virtualmente non cambia nulla. Porca la miseria, avrei dovuto usare la lente di ingrandimento, ma... Amen, non importa. No, non importa. Signore, perdo una vita. Perfetto. Devo sperare che mi rubi i farmaci, ma sicuramente ruberà la lente di ingrandimento. Avrei dovuto pensare un po' più a lungo termine. Ah, te la prendere con l'invertitore che non ha mai fatto del male a nessuno. Oh, oh, non farlo. Non farlo. Non fa... Ti prego, ti prego, ti prego, dimmi che ti avveleni. Dimmi che ti avveleni. È stato anche troppo fortunato? Vabbè. No, ragazzi, io ci rinuncio. Io ci rinuncio. È un complotto super mega internazionale, intergalattico, interdimensionale, un multiverso di complotti. Almeno mi resta la lente di ingrandimento. Per lui c'ha le manette. Oh, manette che posso rubargli. Molto bene. Vediamo un po' come stavolta. Quattro veri e quattro finti. Allora, facciamo così. Gli rubiamo le manettozze tattiche a sto punto. Sì, però vedete, sta cosa mi mette ansia. Non amo gli aghi. Perfetto. E continuiamo a sparargli finché non gli facciamo passare la voglia di vivere. Perfetto. Non mi metto neanche a guardare la canna. Devo sperare che il primo proiettile sia vero. Vai, caro. E... Dannazione, che sfiga. Speravo di non giocarmi male il turno. Oh, sempre comunque le mie manette, eh. Che fa... Pozca puzzona, devo usare la lente di ingrandimento. Mi sto facendo... Non ci credo. Non ci credo. Quando gioco troppo sul sicuro mi si ritorce contro. Restano quattro proiettili veri e uno finto. Che sfiga. E ovviamente questo è il proiettile vero. Porcaccia la miseriaccia. Ok. Tre proiettili veri e uno finto. E attenzione, lo so. Lo so, lo so, lo so, porco canaglia. Ok, ammanettiamolo di nuovo. A prescindere... Mi sa che rimango molto, molto fregato. Fammi vedere cosa c'è. Ok, il prossimo è vero. Gli avrei sparato comunque senza il benché minimo rispetto. Diciamo che la vinta alla grande ancora una volta. Ecco qua, 3-1. Sì, ciaone. Ciao, caro. Come va? Tutto bene? Io gli risparo di nuovo. Penso che il prossimo potrebbe essere quello fasullo. Che culo. Oddio, però lui ha la birretta. Se il prossimo proiettile è vero, io sopravvivo. Se il prossimo proiettile è fasullo, io sono bello che morto. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto che è un super complotto internazionale. È impossibile. È impossibile. Non ho mai avuto tanta sfiga. E niente, gente, direi che per questo episodio è meglio se ci fermiamo qua. Ma fidatevi che ritorneremo su Buckshot Roulette, soprattutto dopo questo aggiornamento. Ci dobbiamo riportare l'assistente, così la sconvolgiamo completamente. Non le faccio neanche vedere sto video. Così sarà la sua prima esperienza nel nuovo update. E ovviamente ci ritorneremo anche quando faranno il multiplayer. Così possiamo organizzare direttamente la sfida telone contro assistente. Sarà una cosa epica. Nei commenti ovviamente fateci sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi inverto la nonna. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!